quando la voce disse, dissentendo. E la voce, dopo aver detto dissentendo, cessava. E stavano tutti dentro, dentro tutti stavano, tutti, prima, dentro il buio. E non si vedevano dentro nel buio dell'oscurità. Ma mi ero appena svegliato e non si poteva accendere la luce. E per cominciare allora, si accese una luce nera, violetta, a destra si illuminò e si stropicciava gli occhi risplendendo una bambina d'oro nel buio. Gridò, avanti, venite avanti, accendete la luce, fatevi vedere. Io cammino canino. Dopo canino, dopo un gran silenzio, poi disse. Disse, cammino, non sono un bambino, camminare è fatica, è un lavoro. Ecco una vera, una scimmia. Una rosa, una donna, anche sotto la gonna. Così era qualcosa che stava appunto lì e la cui presenza conteneva appunto l'assenza. E io? E io non so. E si aggiustava la cappa come una gonna e mostrando la coscia. No, io, non tu, in un certo senso. In un certo senso io non ho mai avuto niente in contrario con le donne pelose. Mi sono sempre piaciute le donne pelose, le spose. E le rose e le cose. E allora in un certo senso? E poi, e dopo il buio dell'oscurità, e una luce bianca e repentina, diceva, sospirando. Vai! Gridando, frugandosi nel naso, seduto in un angolo. Basta custi, va! Toccandosi l'inguine. Ciappa! E dopo ancora. Arsidio! E ripetendo sempre. E chi c'è mad da orina canina? E si frugava dentro i pantaloni, picadoto, dentro un fiore in bocca e sopra un becco, gridando. Va, un fior, un becco! E picador si alzava con la lancia e con la pancia, togliendosi un dito inferocito. Bisogna ciapar! Arsidio! Qui caricava contro, stordita, stupita. E Bettina correva incontro alla scimmia, brandendo due rose appuntite. Correndo evitava la scimmia, e mentre la scimmia correva, correndo oltre la scimmia, agitando due rose, correndo! Oh, guarda che orina canina, cretina! E dopo, dentro un gran silenzio, silenzio.